Laser B, Fabrizio Ciulla. Molto nevrile l'uno di Liana Guasimo. L'Uperbox SM che è discosto dal mezzo meccanico. A rete Laser B. L'errore di Lucrezia Gio. È steso sull'imboccatura Vittorio Ballardini di Liana Guasimo. Macchina che va in velocità. Stacco della macchina con dall'esterno Laser B a far partenza, ma è di galoppo per un attimo il favorito. E così il Superbox SM va a chiedere strada sull'incanto light. Fabrizio Ciulla che ha fatto passare un brutto attimo ai sostenitori di Laser B, e così in avanti ci va l'Uperbox SM sull'incanto light. Poi Laser B che rimane scoperto faccia all'aria, serra sotto Lemon Staff a chiudere il gruppo Liana Guasimo, e Laser B va dritto sull'Uperbox SM e c'è il via libera probabile ma con spesa notevole. Anzi, Giampaolo Minnucci dice che a questo punto può far pesare il tutto a Laser B e corre al comando l'Uperbox SM. 32 il primo quarto, si scava un'autostrada Laser B e si mette sotto, in testa c'è l'Uperbox SM, meglio in pista tradizionale. Nonostante tutto si va da 1:15, 45-2 i primi 6 con in avanti l'Uperbox, poi Laser B, ancora l'incanto light, ancora Lemon Staff e Liana Guasimo. Gli 800 metri di l'Uperbox se ne vanno a tirare il fiato, ma comunque sotto all'1:1, da 1:15:08 in pista tradizionale. In avanti Giampaolo Minnucci, poi Laser B, ancora l'incanto light, Lemon Staff che prende la via del largo ad anticipare qualsiasi aspettativa. Il chilometro se ne va in 1:17, poco abbondante, 16:06 la curva di destra, sta arrivando il 2 di Lemon Staff, in testa c'è sempre Giampaolo Minnucci con l'Uperbox SM, poi Laser B, di fuori c'è sempre Lemon Staff, i tre quarti di miglio che se ne vanno da 1:17:02:32:1 il terzo quarto, e ora Laser B fa sul serio, va per tagliare Lemon Staff, l'incanto light che fa fatica a organizzare la manovra. Laser B che ci va veramente cattivo sul battistrada, e Giampaolo Minnucci ora apre i rubinetti su l'Uperbox, ma c'è poco da fare perché Laser B mette in pista un parziale violento e Laser B se ne sta andando comodo comodo a palo stralontano. Laser B sull'Uperbox e Lemon Staff 1:16:09 con 33 l'ultimo quarto e 15 secco la retta d'arrivo. Laser B, nonostante uno sbarione allo stacco della macchina, ha fatto tutto facile facile, è andato a scavarsi il posto sotto, ha dato una prima bordata all'Uperbox, ha assestato il colpo decisivo a 50 dal palo, se n'è andato facile facile. Fabrizio Ciulla, il training ovviamente del solito Orgel Alert, è tutto per la prima dal San Paolo.